Eccoci ai risultati del weekend calcistico appena concluso. Partiamo dal campionato di Serie D, la sesta giornata del girone di ritorno. Virtus Bergamo Caravaggio 2-0, Caronese Darfo Boario 3-2, Ciserano Legnago Salus 1-1, Como Mantova 1-0, Villa Dalmè Pontisola 0-1, il Ginatese Prosesto 0-1, Ambrosiana Rezzato 2-2, Sondrio Villa Franca Veronese 2-2, Scanzo Rosciate Seregno 0-1. Il Sondrio pareggia e si trova 29 punti in classifica. Il campionato di promozione, la quinta giornata di ritorno, Concorrezzese Alta Brianza Tavernerio 3-0, Speranza Grata Aurora Calcio 2-1, Casati Arcore Barzago 2-1, Biassono Basiano Masate 3-0, Visnova Giussano Dipovi Mercatese 4-0, Colico Derviese Lissone 0-2, Brianza Cernusco Merate Luciano Manara 1-1, Vibronchese Menaggio 3-0. Da segnalare la Colico Derviese in seconda posizione in classifica, 28 punti. Quinta di ritorno anche in prima categoria, Albiatese Berbenno 0-0, Veduggio Besana Fortitudo 2-0, Olimpia Grenta Calolzio Corte 0-2, Ars Rovagnate Chiavennese 1-0, Missaglia Maresso Cosio Valtellino 1-0, Grosio Costa Masnaga 0-2, Giovanile Canzese Dubino 4-3, Arcadia Dolzago Olympic Morbegno 2-2. In classifica in vetta Arcadia Dolzago 35 punti, 33 per Missaglia Maresso e Olimpia Grenta, 32 punti Chiavennese, Berbenno e Olympic Morbegno, 30 punti Costa Masnaga, Ars Rovagnate e Veduggio, 28 Giovanile Canzese, 26 Cosio Valtellino, 18 Calolzio Corte e Albiatese, 15 Grosio, 14 Besana Fortitudo, 12 punti Dubino. È ripartito anche il campionato di seconda e terza categoria, ma con molti rinvii per campi impraticabili. Si sono giocate Tiranese Piantedo 2-0, Livigno Polisportiva Villa 1-3, Sport Club Dongo Sondalo 7-0. Tutte le altre partite rinviate. La classifica: Albosaggia Ponchiera 40 punti, 33 Tiranese, 32 Bormiese, 30 Sport Club Dongo, 29 Valchiavenna, 28 Talamonese, 27 Altolario, 26 Ardenno Buglio, 25 Polisportiva Villa, 23 Pentapiateda e Piantedo, 22 Valmalenco, 14 Delebbio, 13 Livigno, 10 punti Atletico Cosio e Prata Calcio, all'ultimo posto il Sondalo con 5 punti, ma ovviamente la classifica è molto parziale, mancando parecchi risultati delle partite non giocate.